Ciao a tutte, ciao a tutti e grazie di cuore per questo bellissimo tributo al grande compositore, pianista e direttore d'orchestra tedesco Ludwig van Beethoven in occasione del 250° anniversario della sua nascita. Desidero complimentarmi e ringraziare la Fondazione Teatro Comunale di Ferrara e lo scrittore e saggista Alessandro Baricco per l'impegno profuso in questa iniziativa che abbiamo voluto sostenere per il suo alto profilo educativo e di sensibilizzazione all'arte. Grazie anche alla pianista Gloria Campaner e ai 30 talentuosi giovani musicisti dell'Orchestra Canova diretti da Enrico Saverio Pagano che accompagneranno questo splendido viaggio con la loro musica. È un progetto che assembla in modo virtuoso la cultura con il teatro e l'arte ed è davvero importante che ne possano fruire tutti gli studenti e le studentesse delle scuole d'Italia di ogni ordine e grado. Beethoven è uno dei massimi geni della storia musicale mondiale, che nonostante l'ipoacusia che lo aveva colpito è stato capace di comporre brani di una straordinaria bellezza e di una strepitosa forza espressiva che ancora oggi sanno commuoverci. Un uomo dalle molte teste, dai molti cuori, dalle molte anime, così lo definì il suo maestro Haydn. In molti avevano compreso il genio di quel ragazzo, ma non tutti lo avevano saputo guidare in maniera adeguata, come invece fece appunto Haydn, che divenne per Beethoven la sua guida, il suo mentore. Ecco, questo è l'emblema di ciò che mi auguro sempre per i nostri giovani, e cioè che possano trovare insegnanti capaci di guidare e scoprire i loro talenti. Tutti noi conosciamo le straordinarie doti di Beethoven, tutti ci siamo fatti avvolgere dalla malinconia densa delle sue note e ci siamo fatti trascinare dalla forza delle sue sinfonie. Ma probabilmente non tutti conoscono il modo in cui Beethoven approdò alla musica, scegliendola come fonte di ispirazione assoluta, tanto da non rinunciarci più, neanche quando la malattia lo rese sordo. Beethoven continuò a comporre e a suonare nonostante tutto. Non si fermò dal fare musica, perché Beethoven era la musica. Sono certa che grazie alla sensibilità e alla capacità magistrale di narrare, Alessandro Baricco saprà ripercorrere la storia di questo genio. Ci prenderà idealmente per mano e ci farà scivolare sulle note dell'esistenza del grande musicista. Grazie quindi a tutti coloro che hanno contribuito a questo omaggio a Beethoven, che è anche un omaggio alla storia, all'arte e alle scuole. Vi auguro un immenso in bocca al lupo, grazie a tutti voi e buon lavoro.